Voltiamo pagina, rifiuti elettronici in aumento anche in Emilia-Romagna. Con il passaggio al digitale terrestre si prevede che circa 350.000 televisori saranno da rottamare. Vediamo con Francesca Malaguti. Non è conveniente, perché se devo spendere 250 euro quando ne posso comprare nuova a 50-60, quindi alla fine poi non è garantita che poi dopo si rompa qualche altro pezzo. Ormai va così, la stampante rotta si butta, ripararla non conviene. E lo stesso vale per cellulari, ferri da stiro e tutti gli altri RAE, i rifiuti elettronici, per cui si prevede presto un vero e proprio boom. Si prevedono aumenti di oltre il 50% delle quantità smaltite e ritrattate nei prossimi anni. Si aggiunge anche al fatto del, come sa lei, del passaggio al digitale terrestre, e a brevissimo sul TV e monitor prevediamo degli aumenti solo sulle TV, appunto la raccolta delle TV e monitor del 50%, addirittura abbiamo rilevato su altre regioni d'Italia del 150%. Sono 350.000 i televisori che verranno presto gettati via nella nostra regione. Portarli nei centri di raccolta che ERA mette a disposizione in tutte le province, da Modena a Rimini, è fondamentale per l'ambiente e per l'economia e può fruttare quasi ovunque uno sconto sulle tariffe pagate per i rifiuti. Di un televisore che parte viene riciclata? È moltissimo, siamo già al 95%, quindi immaginate, dal televisore si ricava vetro, plastica, metalli preziosi, rame. Per cui è importante riciclare, perché si può arrivare quasi a recuperare tutto quello che è contenuto all'interno del prodotto. L'Emilia-Romagna, dopo il Veneto, è la seconda regione per riciclo di rifiuti elettronici. Ne vengono recuperati 4 kg per abitante ogni anno, risultato in linea con gli obiettivi europei, ma lontano dai 6-7 kg raggiunti nel nord Europa.